Buongiorno, stiamo cercando di fotografare un airone. Ce l'ho qui davanti, ma sicuramente adesso scenderò e volerà via, perché lo so già, io ci provo. È lì, è lì sui sassi in mezzo al fiume. È volato via, cioè l'avete visto in diretta, eh? Niente, se ne cerca un altro. Cioè, la cosa migliore sarebbe attraversare i fiumiciattoli e arrivare dall'altra parte, però... Vediamo che faccio. Potete capire la botta di culo che ho avuto. Era fermo su un sasso lì, praticamente, è ancora là, però adesso è più lontano. Praticamente sono riuscito a prenderlo mentre volava. Adesso faccio passare le foto e spero che siano venute bene, perché dalla macchina sono belle, ma dalla macchina sono tutti dei capolavori le foto. È la prima volta che provo a fotografare dei volatili, diciamo. Ci ho provato già altre volte, ma con scarsi risultati, visto che non avevo né la macchina né gli obiettivi giusti. Questa volta sto utilizzando il 70-200 del solito mio amico che me l'ha prestato, ma stavolta non me l'ha prestato perché gliel'ho chiesto io, ma perché io ho prestato a lui il mio 24-105, quindi ho deciso di sfruttarlo al meglio. E siccome oggi pomeriggio glielo devo restituire, stamattina sono venuto qua a cercare di ottimizzare i tempi e cercare di tirar fuori qualcosa di buono. C'è la Melissa laggiù che sta scattando con la mia Sony e il 50 mm, però... Siccome la Sony Alpha 5100 è una bellissima macchina, è bellissima, però c'ha un problemino, che non ha il mirino elettronico, quindi deve vedere tutto dallo schermino e non vede una minchia. E questo è proprio questo, ecco. Questo è il problema della Sony, cioè nel senso, non si vede, se c'è un solo a palla in questa maniera, dallo schermino non vedete assolutamente niente. Peccato perché è una buona macchina, cioè limitata, sì, però è una bellissima macchina. Guardate che spettacolo. Non so se lo vedete, ma c'è un campo di lavanda qui sotto, piccolino, con tutte le farfalle. Sotto l'ultimo video di Fauna Nostrana c'è stata una richiesta, ovvero di fotografare dei calabroni, perché visto che avevo portato delle api, mi era stato chiesto di fotografare dei calabroni. Ora, per chi mi segue da pochino, avrà sentito che ho detto varie volte che io sono già allergico alle api, o almeno penso di esserlo, perché non ho mai fatto le prove allergiche, però ricordo che quando mi hanno punto in passato non è che sono stato molto bene, diciamo che molto probabilmente sono allergico. Quindi fotografare un calabrone non è proprio il top, però siccome mi piacerebbe fotografarlo anche a me, come si fa, ragazzi? Come si fa? Trovatemi un modo voi per fotografare un calabrone senza mettermi la tuta, quella lì che c'hanno quelli che fanno il miele, sta roba qua. Tanto è molto bucolico tutto questo, solo in Toscana. Poi dite, la Toscana, ma che c'ha la Toscana? Che c'ha la Toscana? Ma dai, che c'ha? Siamo in città, siamo in città, ma sentite che pace. Ecco. Cos'è? C'era un calabrone. Ecco, appunto. Allora, nell'attesa di trovare qualche altro airone, vi porto a vedere la famosa Isola delle Nutrie, eh? Ma dove la trovate? L'Isola delle Nutrie in Italia? Qui a Prato. Allora, abbiamo scoperto che alle elementari ci hanno portato, anche se non andavamo insieme assolutamente, però ci hanno portato a... Ma perché tutte le volte che inizio a parlare c'è una cicala? Perché? Ci hanno portato praticamente a quest'isola delle nutrie, no?
Quindi immaginatevi voi l'hype alle elementari che saliva quando la maestra arrivava e ti diceva: oggi vi porto all'isola delle nutrie. Tutti i bambini: oh, chissà cos'è, dov'è quest'isola? Praticamente adesso vi faccio vedere l'isola delle nutrie. Sì, è un caceronzolo di terra in mezzo al fiume, però vedo degli aironi laggiù. Allora, la situazione è questa, ve la narro prima che poi scompaia, perché almeno così resterà una testimonianza di quello che ho davanti, anche se non riesco a farvelo vedere. C'è un gruppo di aironi, tutti in mezzo al fiume, che stanno socializzando, non so cosa stanno facendo, è bellissimo. Il problema è che nel momento in cui mi avvicinerò scapperanno tutti, lo so già, cioè non so se vedete, eh. Tecnicamente questa è l'isola delle nutrie, solo che non ci sono le nutrie, però ci sono i germani. Allora, i miei scatti li ho fatti, perché soprattutto sono riuscito a fare una foto che volevo fare da tanto tempo, ma non sono riuscito a fare l'altra foto che volevo fare da tanto tempo, quindi tornerò a cercare questi bellissimi volatili prima o poi. E tanto sono qui praticamente, quindi non è che neanche devo stare a fare tanti giri, più che altro è avere l'obiettivo giusto, che penso prima o poi mi comprerò. Siamo tornati a casa, anche questo piccolo giretto fotografico si è concluso, giretto fotografico di cui sono molto soddisfatto, perché sono riuscito a tirare fuori degli scatti che volevo fare da tanto tanto tempo. Ora, come ho detto nel finale, non sono riuscito a fare tutti gli scatti che volevo fare, ma questa cosa qua a me piace molto, perché non mi dà mai una fine, se ci penso, perché è come se io non concludessi mai il mio obiettivo. E quindi non mi sento, almeno io sono fatto così, non mi sento demoralizzato dal fatto: no, non ho raggiunto il mio obiettivo. No, sono stimolato a fare ancora di meglio e a riuscire a arrivare a quello, insomma, vabbè, avete capito. Spero che questi scatti vi siano piaciuti. L'obiettivo che ho utilizzato, l'ho detto anche all'interno del video, è il 70-200 f4 della Canon, che mi è stato prestato sempre dal solito mio amico, grazie Marco. Obiettivo sul quale sono indeciso se acquistarlo o no, perché vi spiego, è un obiettivo stupendo, l'ho provato sia sulle Dolomiti sia comunque qui ora nel video che avete appena visto, sia anche in altre situazioni al chiuso, quindi facendo fotografia più sportiva, diciamo, e non mi ha mai deluso. Però ho visto anche un altro bello obiettivo, che è il Tamron 150-600 f5.6-6.3, mi sembra, che non vorrei dire una cavolata, che è un bel teleobiettivo, e tra l'altro ho visto degli scatti fatti con questa lente e sono veramente tanta roba, soprattutto per il prezzo, perché siamo a 150-200 euro in più rispetto al 70-200, solo che una cosa è un 70-200, l'altra è un 150-600. È vero sì che non è Canon, è vero sì che non è una lente a focale fissa, però avrei comunque un 600 mm f6.3, che comunque con una buona compensazione di ISO, comunque avendo una buona giornata luminosa, riuscirei a tirar fuori delle cose fatte anche abbastanza bene. Ho visto degli scatti fatti con questa lente e ne sono rimasto anche abbastanza sorpreso, perché vi ripeto, è una lente che costa 800 euro, ma è un 150-600 comunque. Perché vi sto parlando di questo obiettivo? Perché sono confuso, sono indeciso, quindi vi chiedo anche a voi, visto che questo è uno scambio di opinioni e di pareri, qui voglio che sia uno scambio di opinioni e di pareri, non lo so, consigliatemi anche voi qualcosa, magari c'è qualche obiettivo che avete visto voi e io non ho visto, oppure che magari io ho già scartato ma non ricordavo, oppure quel che volete. Vi lascio i link di entrambi gli obiettivi qui sotto in descrizione, quindi andateli a vedere. Come sempre trovate i miei account social dove pubblico i miei scatti, Instagram, Flickr, Facebook, trovate l'indirizzo per spedirmi le vostre letterine, le cose, se volete spedirmi le. E niente, ho detto tutto. E noi ci vediamo presto con un altro video, non mi ricordo quale ci sarà, però ci sarà. Ciao!